Salve, questo è uno strumento da me ideato, io sono Giuseppe Manna e questo è uno strumento ideato da me, e praticamente l'artista di Giuseppe Manna. Non esiste ancora oggi un mandolino a 10 corde di tipo napoletano, esistono delle edizioni di mandolini anche nel nord Europa a 12 corde, a 10, però non hanno questa foggia e questa dimensione di questo strumento. Insomma. Diciamo che questo strumento è uno strumento che volutamente ho voluto inserire nella tradizione mandolinistica napoletana, quindi mandolino, mandolo e mandoloncello, diciamo il quintone, come questo si chiama, cioè mandolino quintone o mandolino baritono, se vogliamo. È uno strumento che è intermedio tra mandola e mandolino ed ha una capacità multitimbrica, che è quella di essere usato o come un semplice mandolino o come una mandola o anche come uno strumento d'accompagnamento. Quindi diciamo che può avere varie partiture o comunque può essere contemporaneo di tutte e tre, quindi mandolino, mandola e anche strumento di accompagnamento per il canto. Lo strumento ha una foggia con la cassa bombata a doghe, tipo come i mandolini. L'ordine di cori sono 5 cori doppi, praticamente le corde sono in metallo. Diciamo tutte queste cose perché non tutti conoscono queste denominazioni. Quindi praticamente vedete che qua ci sono le corde, sono mi, la, re, sol, do. Praticamente mi, la, re, sol è il mandolino, la, re, sol, do è la mandola. Come potete ben vedere, lo strumento si presenta come un mandolino un po' più grande, una mandola un po' più piccola, quindi si inserisce, diciamo, intermedio. La paletta praticamente è un modello chiaramente depositato, artisticità. Lo strumento è stata presentata una domanda di brevetto, e quindi stiamo cercando di portare avanti questo strumento nel mondo e quindi speriamo che sia la gioia di parecchi musicisti che lo adottino. Non ha chiaramente nessuna parentela quindi con altri strumenti già esistenti, tipo il mandolino brasiliano o il mandolino portoghese o questa mandola nordica, ma è uno strumento di foggia e di costruzione praticamente napoletana. Le corde sono molto sottili, quindi praticamente sono corde tipo il mandolino con un do. La suonabilità è molto forte, è molto piacevole, il timbro è molto delicato o anche molto brillante, ma nello stesso tempo c'è molta dinamica e molte armoniche. Si può adottare questo strumento anche per un repertorio anche da solo, quindi ci si può sbizzarrire anche cantando e facendo delle parti come se fosse una chitarra. E mi auguro che questo strumento non sia solo la felicità mia, ma sia anche la felicità, diciamo, di altri musicisti che l'adotteranno. Vi ringrazio.